quella di oggi non è una ricetta, cioè è una ricetta, ma la definirei di più un promemoria, nel senso che gli ingredienti per farle li abbiamo quasi sempre in casa, più o meno, ed è un gusto che più o meno accontenta tutti. Ho detto prima promemoria perché io mi dimentico di farle anche se le adoro e gli ingredienti li ho sempre a casa. Procedimento classico per l'impasto: mescoliamo tutti gli ingredienti eccetto il sale, che a volte io poi aggiungo all'inizio. Impastiamo per circa 5 minuti. In questo impasto metto meno olio rispetto a quello che metto nell'impasto della pizza, della focaccia. Quindi aggiungiamo il sale e impastiamo ancora 10 minuti. In realtà poi si può impastare meno. La regola è più impastate, meglio è, più è buona. Però fate le vostre prove e deciderete quale tempo vi aggrada, diciamo, per ottenere il gusto che volete. Adesso andiamo a lievitare in luogo caldo, 1 a 2 ore, dipende quanto tempo serve per farlo lievitare. Coperta, mi raccomando. Andiamo in frittura, olio di semi. Io a volte le friggo anche in olio di oliva. Cambiate, è bello cambiare. Una volta un gusto, una volta un altro. Le formiamo con le mani prendendo un pezzo di pasta, così proprio irregolari. Una volta le faccio più spesse, una volta le faccio più sottili. Friggiamo qualche minuto per lato. Quando serve le rigiriamo. Controlliamo sotto, mi raccomando. E sono praticamente pronte. Provate anche una volta a sostituire una parte della farina con della semola rimacinata di grano duro, friabili, ottime. Adesso, quando sono, diciamo, belle dorate, le spostiamo su carta assorbente. Un filo di pazienza perché non, sono bollenti, quindi qualche minuto che si raffreddino, un attimo, un goccio di sale. Se avete dei salumi, dei formaggi, sono fantastiche. Se come me non li avete, sono fantastiche.